Siamo alle soglie della Settimana Santa, la settimana della Passione di Gesù, il dramma più solenne della storia dell'umanità, il più decisivo. Siamo chiamati ancora una volta a salire a Gerusalemme con Gesù e per Gesù, al fine di purificare la nostra vita e poter celebrare la Pasqua. La purificazione comporta abitualmente un lavacro e sarà proprio il Signore Gesù a lavare i piedi dei Suoi discepoli nell'imminenza della Sua passione. Per noi vale lo stesso. Dobbiamo purificarci da tutto ciò che non ci permette di stare serenamente e amorevolmente ai piedi dei nostri fratelli, accettando che qualcuno lavi i nostri piedi. Attenzione a come ci prepariamo a celebrare la Pasqua, perché potremmo assomigliare proprio ai farisei, al sommo sacerdote, che sono così presi dalla preservazione del loro sistema di vita da non avere timore nel sacrificare la vita di altri pur di non mettere assolutamente in pericolo il proprio equilibrio e le proprie abitudini. Oggi siamo chiamati a dubitare di noi stessi. Non è poi così sicuro e non è assolutamente scontato che il nostro modo di pensare, di agire, di decidere sia veramente diverso da quello dei notabili del popolo. Così pure non è detto che la nostra benevola curiosità sia come quella della folla, così innocua da condannare Gesù a morte. Non è facile sapere dove siamo con il nostro cuore, la nostra mente, la nostra volontà, il nostro discernimento. Possiamo purificarci come la folla, ma ancor più essenziale è che ci lasciamo purificare dai nostri idoli.